まあ、ラインプロデューサーなので、今回の監督の石谷さんと一緒に、まあ、どういった作品を作るか、25周年記念の映像を作るというところで、まあ、そこを一緒に話し合って、今回の話を作ろうという話を一緒に決めました。Okay, essendo questo cortometraggio One Letter, un'opera, un cortometraggio che va a coronare questo 25esimo anniversario di One Piece, insieme al regista Ishitani, essendo io un line producer, un produttore appunto della linea, ci siamo messi a tavolino nel cercare di capire che tipo di cortometraggio dovesse essere, per cui abbiamo lavorato sotto questo punto di vista. 作画監督の森君も一緒になりました。ovviamente ha lavorato anche il regista Mori, che è quello che Keisuke Mori, non so se lo conoscete, che ovviamente ha curato tutta una parte in particolare di una lettera. 一応テレビシリーズとは別のルック、まあ、色やキャラクターデザインが違うところで、ルフィたちがそこまで出会う作品というところなので。目線が町の人たちっていうところですね、まあ、いつもと違うテレビとは違うアプローチだったのですごくこう楽しみっていうか楽しんで作らせてもらって、それと同時にすごいまあ、チャレンジなところで受け入れてもらえるか作ってるみんな不安ではありました。 Ovviamente è un misto di varie cose, nel senso che non essendo una serie TV, nonostante faccia parte di One Piece, ma un cortometraggio, l'approccio stesso, il punto di vista di questo One Letter è totalmente diverso, nel senso che rispetto alla serie TV si differenzia nel looks, nel design character, nei colori, nei personaggi, perché i nostri eroi di One Piece non emergono così tanto nella storia, il punto di vista è il punto di vista del cittadino, ed è per questo che ovviamente abbiamo avuto un approccio totalmente diverso, ma questo è ovviamente rischioso, perché è una sfida anche per noi, se verrà apprezzato o meno è un punto interrogativo. でも元のアニメーションは結局ドラゴンボールを作ってましたから、結局やっぱりドラゴンボールを一生懸命作っていた人が、あとワンピースを作っている人が重なっているので、そこら辺は直接的間接的かは分かんないですけど、僕も子供の頃からドラゴンボール読みますし、会社にドラゴンボールの漫画がいっぱい置いてあるわけですよ。それでふと暇だなと思ってドラゴンボールを会津漫ですけど、ふっと読み始めると最終巻までパッと読んじゃうんですよね。そういう風な感じで、もうドラゴンボールはね、体に入ってるので、でワンピース、まあ、小田先生は知りませんけど、同じジャンプの人ですし、結局日本の文化の中にドラゴンボール入ってるから、どうやったって関係するのではないかなと思います。で、直接的な話をすると、結局ブロリーやった後に僕もワノ国編やってますので、ブロリーで、画面効果。ってところで線処理っていう感じで、クラシックなスタイル、要するに昔のセルアニメ、セルアニメのそのファックスラインみたいなやつをその意識して、作った。ファックスラインとか昔のやつでセルアニメのスタイルを昔の製法のやつの現代版を作って、で結局ドラゴンボールブロリーのそのルックを開発した和田さんって人がそのまま和の国編でやってくれたの でそこのところで和の国編でもそこから進化した、まあ、あとテレビシリーズのコストに合う形で、ルックを開発しているので、まあ、そういう意味ではブロリーからワンピースの和の国編はつながってますけど、それはまあトイアニメーションの文化としてつながってて、その文化っていうのは今の若い人がさらにさらにつなげて発展させているのではないかということで、長峰からは以上です。dunque che dire, il problema in realtà non si può dire effettivamente che ci sia un
una connessione diretta o indiretta, comunque delle influenze dirette o indirette da parte del con il Toriyama Akira Sensei. Perché in realtà la Toei Animation stava già producendo Dragon Ball, per cui chi se c'è un qualche cosa che si riflette tra Dragon Ball e One Piece, si può dire che lo staff che stava già creando Dragon Ball stava anche nello staff di c'è un overlap dello staff quindi non sono delle persone della produzione totalmente scisse e distinte, perché l'intero gruppo Toei che si dedica alla produzione di queste opere. E, però posso dire in maniera più o meno diretta che Dragon Ball, c'erano i manga nel nostro studio, appena avevi un momento allungavi la mano, prendevi Dragon Ball e leggevi Dragon Ball. Era qualcosa che non solo noi dello staff della Toei, ma credo che Dragon Ball sia qualcosa che sia nel nostro, ormai nel nostro DNA, abbiamo respirato Dragon Ball crescendo. Tra le altre cose, questo ovviamente Oda Sensei non lo sa, ma ovviamente sono tutti della collezione della serie di Jump, no? Della rivista Jump. Poi posso aggiungere che dopo aver creato Dragon Ball Broly, io subito dopo mi sono messo a lavorare su One Ok, per cui c'è un minimo di riflessione, si riflette lo stile, la tecnica, e non solo, per esempio, ho cercato di riprodurre quello stile dell'animazione dei primordi, la cell effect del fax, di questa linea ancora grezza. Ed è questo che ho voluto mantenere ancora nell'arco di Wano Kuni. E non solo, già il tipo di looks che era stato creato da Wada Sensei, che è stato con noi per Broly, e stava nello stesso staff di Wano Kuni, dell'arco di Wano Kuni, per cui è stato ereditato questo tipo di look. E ovviamente doveva essere rispondente ai costi per la produzione di una serie televisiva. Ci sono state tante cose che abbiamo dovuto raffinare, ma abbiamo voluto mantenere quel tipo di look. Quindi la Toei non solo ha cercato di portare avanti questo discorso e di tramandare anche ai giovani questo tipo di stile e di passione. ピンセット、うん、スタジオいますよみたいな話で、ピンセットは関わりありますかみたいな、はい、ピンセットピンセットの関わりどちらかというとその新しいそういう才能たちと関わりどういう今のシリーズをやるかそうですね、だから結局まあ自分の経験ですけれども、結局なんか、まあ、僕ワンピースの CG ディレクターやるにあたって思ったのが、昔僕おじゃもじょドレミっていう作品をやってたんですよ。でおじゃもじょドレミ。あ、楽しんでる。でね、で僕おじゃもじょドレミの時にディレクターのキャリアスタートしたんですけど、その時にね、佐藤純一監督とか関ひろめプロデューサーとかがね、ちゃんとしっかりした枠を作って、その中で遊ばしてくれたんですよ。ちゃんと枠で、その中で自由にやりなっつって、でそうするとみんな楽しいから、ワイワイワイワイ楽しくやると、周りから見てる人が、あそこ楽しいことしてるぞっつって、みんな集まってくるんですよ。そうするとみんな集まってきて、そのドレミ楽しいな、作っても楽しいな、見ても楽しいなっていうのになったんですよ。その経験があったので、ワノ国のシリーズディレクターになった時にそうしようかなと思いまして、で枠に関しては小田先生が原作で枠があるので、その枠の中で好きこっちのシリーズディレクターとしてその制限しないで、まあサポートはするけれども、中で遊んでよって感じでやって、でまあルックはまあ見た目ちょっと良くして、でみんながその見てる人がルック良くなったなと思ったところを餌にして、そういう才能が集まってくるのをこう待ってたわけですよ。
そしたらヴィンセント来るわ、石谷さん来るわで、もういろんな世界中からこうワンピースやりたい人が来ると。で僕の方は最初にこう遊び場をこう赤織さんと作って、でそしたらみんな来てくれて、あとは寄ってたかってやる気がみんなありますので一生懸命ワンピースを作ってくれるわけですよ。で僕はそれを傍から見て、はっ、すごいってね言ってるだけなので、で最後で最後とにかく石谷さんとかも本当にもうあの究極に才能があるので、そしたらワンピースの枠の中で最大級のパフォーマンスを出そうって言って自らあの自分をこう鍛えてパフォーマンスを出してくれるし、ヴィンセントかなんかはちょっとはみ出しちゃうけども、ちょっとはみ出したらその周りの人たちがはみ出してるよって言ったらウプスっつってこう戻ってきてくれたりとかね。でそういうギリギリを攻めるんで、俺もギリギリ攻めたいって人がいっぱい集まってくるわけですよ。で超えちゃった時はそのこういうプロデューサーが超えてるよこれ以上はワンピースじゃないよみたいな、ね、話になってやってきて、そこのところで、でそこのところそうするとギリギリ攻めるとまた世界が広がったりするし、で小田先生も新しい展開とかを出してくれるので、それで見てる人もなんか新しいビジュアルに向いて幸せみたいな感じで、そういう形で楽しいことがあるからみんなよっぽりねみたいな結果が積み重なって、で若い人がもうわちゃわちゃやって、でそのわちゃわちゃやってるところをみんなが見て楽しむみたいな幸せな感じになってていいなみたいな感じで長峰は思ってます。Allora, ovviamente dipende tutto molto dall'esperienza personale, essendo io un direttore delle serie o cosiddetti archi, e vi devo dire che io ho iniziato a diventare il direttore di una serie con Ojama Doremi, dove ho avuto un'esperienza fantastica, perché il direttore è stato Junichi, ha dato diciamo delle basi, una cornice entro la quale mi ha detto fai come ti pare, sei liberissimo di sperimentare, per cui io all'interno di questa cornice ho avuto modo di sperimentare tutte le mie, mi sentivo libero. E come ho detto prima, è diventato un ambiente dove tutti quanti noi non eravamo serissimi, ridevamo, scherzavamo, era un ambiente molto, molto gioviale che tutti gli altri ci invidiavano. Questo ha fatto sì che le persone venivano attratte da questo ambiente, quindi Ojama Doremi è diventato non solo un'opera divertente da vedere, ma anche da creare. E quindi nel complesso le persone venivano attratte da soprattutto dall'ambiente e poi dal prodotto, per quanto riguarda ovviamente parlo appunto di queste persone che hanno contribuito a creare le varie serie. E la stessa esperienza l'ho avuta con Wano Kuni, e Oda Sensei mi ha dato una cornice, ha dato sempre delle cornici grazie ai manga, entro la quale io sono riuscito liberamente a creare e dare sfogo alla mia creatività. Questo cosa ha fatto? Ovviamente mantenendo un look particolare, e le persone si sono accorte di questo look particolare di Wano Kuni, e questo è stata in realtà, io ho diciamo buttato l'esca, questa esca ha funzionato, sono arrivati tutti tra cui appunto Ishitani Megumi o Vincent, ai quali anch'io ho dato la possibilità di avere questo diciamo playground dove poter, nel caso della Ishitani ha dato il massimo delle sue capacità, proprio ha dato sfogo alle sue potenzialità, mentre Vincent, nonostante a volte andava un po' fuori cornice, ci sono stati i produttori che dicevano guarda Vincent sta un po' fuori da One Piece, torna indietro, cioè gli accorciavano un po' il guinzaglio e lui dice oddio scusate, e ritornava nei ranghi. Diciamo che è questo ambiente creativo che ha portato a questi nuovi orizzonti che il maestro, il sensei Oda, continua a darci, e potendo così creare non solo in un ambiente molto gioioso, molto, molto gioviale, prodotti, opere che sono divertenti, emozionanti anche dal punto di vista del pubblico.
ヴィンセントと一緒にサッカーが入ったと思われます。ヴィンセントは割と早いうちから僕の話数に入って、彼の、まあ、作画は、デジタルですとこうポチッと押すとバーッと動いていいんですけど、僕は紙で作業する人間なんで紙出しをしてもらうんですけども、こんなに黒いですよ。インダーの枚数。そうそうそう。でプリントする。当然別に問題ないんですよ。問題ないけど、まあキャラクター合わせてねっていう感じで、あの顔だけね、はい、あの直すと完璧に上げてきてくれるんで、あこんなに書いてこの人収入大丈夫だろうっていうことを、まあ彼がなんとか回してくれてるということで、日本の若い人でも彼のヴィンセントの影響を受けて、すごくこう。やはりこんな分厚いのをこう書いてくる人が増えてきて、も基本的に私はもう どんな人でもウェルカムを受けて、直してスタッフでこの人はなるなとか言わずに全部見て、大変なんか結果はいい結果が出てると思いますので、まあ、このまま、どうなるのかで、ヴィンセントも最初の頃はちょっとこう全部理解できなかったところが少しずつこう日本のアニメーションにも馴染んできて、まあ、ずいぶんもこう、まあ、日本のアニメーターのように今やってます。Allora, per quanto riguarda per esempio il mio rapporto con Vincent, Vincent è entrato a Wasu fin dai primordi, per cui ho sempre avuto un rapporto dall'inizio e molto, molto positivo con lui. E se io sono ancora un animatore vecchio stile che disegna sui fogli di carta, Vincent è uno che è molto digitale, un click e si muovono. Per cui ho detto no, io voglio vedere la carta, no, la carta stampata, e lui mi stampava le sue opere, che ovviamente cosa mi portava? Un mazzo, veramente un mazzo di fogli stampati delle sue opere. E quando gli chiedevo producimi delle cose sulla carta o riproducimi questo viso, questa espressione, ritornava con avendo fatto i compitini in maniera più che perfetta. Detto ciò, all'interno dello, i risultati sono sempre stati non ottimi, ma superlativi, e se all'inizio non riuscivo a capire totalmente il modus operandi o comunque il mondo dell'anime giapponese, pian piano si è abituato e ora lavora come se fosse un animatore giapponese. Vincent 以外もいっぱい来てます。E ovviamente Yokoyama sensei non rifiuta, accoglie qualsiasi persona che voglia contribuire al suo mondo, e ci sono oltre a Vincent tante persone che vengono da lui e lavorano per lui. Vincent qui vi do una notizia, sta alla Toei a Rima a Tokyo e lavora con loro e vanno sempre a mangiare insieme. Una domanda per Kenji Yokoyama. Yokoyama sensei di Taishino hanno questione des. Sei stato parte dello staff dell'animazione di One Piece sia fin dagli esordi avvenuti lontano nel 99. Come descriveresti l'evoluzione dell'animazione nella serie nel corso di questi decenni, e come è cambiato nel tempo il suo modo di fare animazione, di realizzare i personaggi e del compartimento nel reparto di animazione? Sì. 枚数制限っていうのが あって、日本のリミテッドアニメの作り方で枚数少なくてもアクションのところはたくさん使って動きを良くしてっていうようなことをやってきたんですけども、徐々にもっとやってくれっていうような外部からの声が強くなるに従って、少しずつこう段階を上げて、キャラクターの線も複雑になっていって、色数も多くなって、枚数も制限が徐々に上がっていってっていう形で、
いきなり上がったっていうわけではないはずなんです。全部最初から見てきた人たちはこの辺で何か一つ上がったなっていうののところを感じることができるかもしれません。でそういった形で少しずつ形を変えて、進化をさせていったところで、さらに制作システムを少し変えて人がを増やしたんですね。で私ずっと一人で原画をやって一人その作家も込みで、やってる一本を作るっていうのをやってきたんですけども、途中からもう原画他の原画のキー人をキーアニメーターを入れ混ぜて、その人たちと一緒にこうやって作家の方に重きを置くようにしてやってきました。それでそうするとなかなかアニメーターが集まらない時期もあったんですけれども、やっぱり制作の努力のおかげで徐々に良いアニメーターも集まってきて、そしてやはり人が集まったっていうことはものすごく大きな、契機になったんじゃないかと思います。結局いくら求められても技術が足りなければレベルを上げていくことがなかなかできないんですけれども、やはり人材が豊富になってくるに従って、それなりの密度っていうのも出てきますし、でここのところの急激なワンピースの、人気が上がってきたことによってアニメーターがもう劇的に増えてきたんですね。ワンピースでそれらの絵をまとめる人たちも人数が増えてきて、ともかく関わってるスタッフの数が何倍ぐらいだったかね。何倍ぐらいだって、あの9年の初めの頃最初の頃は原画マンがせいぜい6人ぐらいなんですよ。1割キーアニメーターが6人ぐらいで作って、多くてね、のがもうどんどん増えていって、今はもう和州にも20人とか、そのぐらいの人数でやってます。3倍くらいの人手をかけてやってるようになったということが一番大きいと思います。Allora, dunque, sì, l'evoluzione è, ovviamente non è semplice in quattro parole. Come sapete, le linee degli episodi, dei primissimi episodi di One Piece erano molto semplici, come avete potuto notare. Questo perché era dovuto a delle limitazioni che avevamo nel mondo dell'animazione giapponese. Il numero dei disegni erano limitati e ovviamente erano... c'è stato, anche se poi per quanto riguarda il tipo di animazione che era un po' di azione, volevano più frames per quanto riguarda la parte delle azioni, ma ad un certo punto c'è stata una richiesta molto forte da parte del pubblico che si aumentassero proprio il numero di disegni. Ed è questo che abbiamo fatto, e piano piano è stata veramente una lentissima evoluzione, magari a prima vista non così evidente. E piano piano le linee sono diventate più complesse, piano piano abbiamo aggiunto anche dei colori che ovviamente chi è molto addentro One Piece riesce a cogliere nei vari archi. Allo stesso tempo c'è stato un grande cambiamento del tipo di produzione. Se io inizialmente ero quasi l'unico a disegnare, ed ero un key animator, l'aumento delle risorse ha contribuito moltissimo nella opera di One Piece. Ovviamente ci sono stati anche tanti periodi dove avevamo difficoltà ad avere delle risorse, perché ovviamente dove non c'è tecnica non si può avere un buon prodotto, ma grazie all'impegno dei produttori anche il numero delle risorse sono aumentate, risorse che con le loro tecniche hanno veramente contribuito ad allargare anche la tipologia di linea, di tecnica che abbiamo iniziato a utilizzare in One Piece.
Per esempio, ultimamente, come avete potuto notare, il cambiamento anche di look, di linea, di molto più impattante negli ultimi episodi, anche grazie a questa evoluzione lenta ma costante. Infatti, i key animator sono aumentati. Se all'inizio eravamo solamente 6, adesso il numero è triplicato e ci sono ben all'incirca 20 key animator. Quindi il contributo di tanti animatori porta a prodotti che vedete, opere che vedete voi adesso. どのようにやって、表現しようと思いましたか。そうですね、ワノ国編、ワノ国編は結構やり始めた時、まあ、ちょっと今、まあ端的に言うとまあ二課なんですけど、結局自分で1071話でやった時に、まあ、漫画の時点からカートゥーンスタイルでやってるので、その表現をどうしようかと。結局そのワンピースは結構真面目な戦いをやってたんで、ニカみたいなカートゥーンスタイルをいきなり やるみたいなところ、でもそこのところに関してはその僕は割と小田さんと同世代なんですけど、子供の頃からテレビでカートゥーンスタイルのアニメいっぱいやってたんですよね。でそこの思いがあるのかなと思って、再びね出てくるシャザーンとかね、あとトムとジェリーとかね、そこら辺とかを見て、多分小田さんの気持ちは、小田先生の気持ちはそういうとこなんだなみたいなところで言って、でもって赤堀さんに言って、トムとジェリーをスタッフルームでずっと流し続けてスタッフにカートゥーンスタイルってこうだよみたいなね、まあ、知ってる人も研究してる人も多かったんですけどね。でそういうふうに心配をしてやってたんですけど、それでもまあ結局その頃にはまあさっきの質問あったように、各国から素晴らしいアニメーターが来てたんで、そのカートゥーンスタイルになった時に戦い方どうするのかなとか思って、まあ一応根底で研究してやったんですけども、各アニメーターがカートゥーンスタイルをどういうふうにワンピースに落とし込むかみたいなところをね、表現してくれたので、心配はしたけども大丈夫だったってところが、でその後からは何でもありなんだなっていうところのブレイクスルーになったんじゃないかと思います。でその心情としてそういうことで大変なのは、心情の違いって言っても割とストーリーのコアとなるやっぱルフィに関しては心情の変化っていうのは特にないんですよ。ルフィはもう最初から自分が好きなようにやると決めてかかってるんで、そこのところに対して、まあ、心情の変化っていうか、もう、まあ、カイドウという強大な敵を前にして、ルフィがそのカイドウという壁をぶち破ろうと言って、もがいて、力の限りを尽くした時に、ニカとしての目覚めが来たというところであるので、ただルフィのその根性と努力とその自分が好きにやるという目的、それとまだ明かされてないルフィの夢みたいなところの願いにふさわしい姿がニカと姿が与えられたというものがニカだと思ってますので、それでもってカイドウに関しても別に思いは変わらないで、ただ自分の強い思いを持ったルフィとカイドウがぶつかってやり尽くしてカイドウは敗れたというところなんで、心情の変化というよりも折れない2人が本当にこう折れないままカイドウは力を尽くしたことに満足して、溶岩の中に沈んでいったと
いうような解釈っていうか、多分そうなんだろうなと思ってやってます。はい。Allora, dunque, per quanto riguarda diciamo gli eventi epici che ci sono stati a Wanokuni, in particolare il 71esimo episodio, la cosa importante è che come sapete benissimo c'è questa parte molto caratteristica di Wanokuni, che c'è questo cartoon style. Cioè, come fare? È stata un grande, diciamo, una grande sfida anche per me, perché non è che d'amblè, da zero, potevamo introdurre questo cartoon style, però ovviamente se da una parte abbiamo un'opera come One Piece, che, dove si svolgono delle battaglie in realtà molto serie, era forse quasi un paradosso utilizzare uno stile molto fumettistico. Però grazie anche al supporto degli animatori che sono arrivati a livello globale da tutto il mondo, e ovviamente queste battaglie sono arrivate a un punto estremamente interessante in Wanokuni, e con quelle linee. E poi ho avuto anche un confronto con il Sensei Oda, dove essendo la stessa generazione siamo cresciuti con i cartoni, i cartoon style come Shazam, Tom and Jerry, e proprio per anche educare le nuove generazioni. Nello staff room non facciamo altro che mandare in loop Tom e Jerry per fargli vedere che cos'era il cartoon style. E poi, appunto, grazie all'apporto delle grandi tecniche dei vari animatori che sono arrivati da tutto il mondo, siamo riusciti a fare questa cosa molto particolare di Wanokuni, che in realtà è stato un breakthrough, è stato un passo importante e decisivo per aprire tante porte. Invece, per quanto riguarda l'evoluzione emotiva di cui si parla, ovviamente qui si parla ovviamente di Nika, di quello che arriva a essere Luffy, che è la parte più importante, è il core story che va a essere la base di questa storia. In realtà bisogna capire che non è un'evoluzione emotiva di Luffy, perché in realtà Luffy, e sappiamo benissimo, che è un personaggio che fa come gli pare, cioè lui ha un obiettivo, lui come un toro va avanti per il suo obiettivo, non piega la sua volontà, e di fronte a Kaido, che è un altro testardo, sono due personaggi molto testardi che sono convinti di quello che vogliono fare, che hanno un obiettivo, un sogno nascosto nel cassetto, che sboccia in quel momento. Sono due personaggi che vogliono arrivare all'obiettivo, e a fronte di questa battaglia tra due personaggi molto, diciamo, convinti del proprio obiettivo, Luffy diventa Nika, ma non è un'evoluzione emotiva, perché lui rimane quello che è. Riesce a potenziare, riesce a, diciamo, sbocciare come un fiore nel passo successivo, essendo proprio convinto del suo obiettivo, e poi si vede un Kaido che, soddisfatto ad avere un avversario così, ad aver affrontato un avversario così di pari livello, si vede un Kaido che diciamo che pone fine, vediamo che insomma entra nella lava, ed è un episodio, quindi bisogna stare attenti a non travisare questa parte, non è un'evoluzione emotiva. Va bene, grazie, quindi ringraziamo.